Morning Classroom. Allora, ragazzi, nuova lezione di informatica, nuovo gioco per voi. Anzi, oggi nuova collezione di giochi. Parleremo di Child's Play. Lo troviamo qui nella cartelletta della vostra lezione, all'iconcina molto carina, che è quella di una mano, eccola, con gli occhi e la bocca sorridente. Ed è una collezione di giochi estremamente carina. La troviamo, ora vi dico anche come scaricarla da internet, schiacciando sul nostro browser, sempre in compagnia e facendoci aiutare dai nostri genitori, schiacciando sul nostro browser, andando su internet e ecco qui, apriamo il browser. Cercando su Google Child's Play. Ok. Il secondo sito che ci comparirà, childsplay.sourceforge.net, è quello che ci interessa. Subito nella prima pagina che si aprirà, ci verrà consigliato di scaricarlo, sia la versione, possiamo scaricare sia la versione di Windows, che funziona su Windows, sia la versione per Mac. Quindi per chiunque abbia anche un Mac può scaricare la versione per Mac. Vi dice che è una collezione di attività educative e come vedete c'è il gioco del Memory, che è molto carino, sia con le immagini, sia con le lettere minuscole, sia con le lettere maiuscole, sia con i numeri. E poi c'è anche il gioco, quello con i suoni, il memory con i suoni. Poi abbiamo l'attività con l'acquario, abbiamo altre attività qui, fra cui le schede, il puzzle e poi il pong, il biliardo, che mi piacciono un pochettino di meno come giochi, ma c'è il Pac-Man che è un sacco divertente. Io ve ne faccio vedere un paio, poi gli altri li scoprirete da voi, va bene? Diminuisco un pochettino il volume perché normalmente questo gioco parte con un grande, diciamo, con un grande sonoro, ok? Allora, schiaccio su Windows perché mi interessa scaricare la versione per Windows. Mi viene chiesto di accettare, io gli metto di no perché tanto non ci interessa e scarico questa versione, l'ultima versione, latest version. Tra 5 secondi dovrebbe partire il nostro. Eccolo qua. Salva file. È abbastanza veloce nello scaricamento, ne lo scarichiamo qui, io l'avevo già scaricato poco fa, mi dice di sostituirlo per questo, ma noi, a noi non comparirà quella scritta, perché noi lo scaricheremo per la prima volta. L'ha già scaricato, vedete, è stato molto veloce. Perfetto. Ci dice è scaricato ed è sicuro. Ok. Usciamo, ci basta chiudere con la X, andiamo nella nostra cartella dove c'è il programma che abbiamo scaricato sul download e facciamo doppio clic per installarlo, due clic con il tasto sinistro, ricordiamocelo, per scaricarlo sul nostro. Computer installa comunque. Ok, seleziona la lingua, avanti, avanti, avanti. Noi abbiamo già installato tutto quanto. Ce lo vedete, io l'ho già installato, l'ho messo qui. Poi chiaramente lo sposterò
nella mia cartelletta, perché è necessario essere molto precisi, creare la nostra cartelletta, ci ricordiamo come, vero? Eh? Ce lo ricordiamo come si fa? Andiamo sul desktop, tasto destro, nuovo, cartella, e gli diamo un nostro nome, va bene? È importante essere organizzati, è importante essere precisi, va bene? Mi raccomando, cerchiamo di essere molto precisi e molto ordinati anche. È importantissimo per il nostro computer e per il buon funzionamento del nostro computer. Qui ha già quasi finito di scaricare, di installare. Anzi, vedete, io già l'ho installato. Eccolo qui. Lo sto reinstallando per far vedere come si fa. È abbastanza veloce. Ecco qui. In questo momento sta installando i suoni. Finito. È abbastanza leggero perché occupa una cinquantina di mega, quindi su questi moderni computer non dovrebbe avere problemi. Non ha problemi sul mio, che è un po' più vecchiotto, figuriamoci su quelli di ultima generazione. Ecco. Quasi alla fine. Io ora vi faccio vedere semplicemente, ecco, avvia Child's Play. Possiamo lasciarlo settato. Io ora vi faccio vedere alcuni dei giochi che ci sono, non tutti, poi starà a voi scoprirli. Il Pac-Man è molto carino e anche il gioco del Memory è molto carino, ma ce ne sono anche altri che potete scoprire. Ecco, basta inserire il nome del giocatore. Ad esempio il mio è Jam, dovrebbe essere simpatico inserire Jam. E poi fare accedi. Se voglio uscire da questo gioco, mi basterà schiacciare sulla X. Faccio accedi. Ecco qui, questo è il gioco del Memory. Si parte da un livello 1 di difficoltà, poi tutti gli altri andranno piano piano procedendo. Si schiaccia sulla carta e si deve trovare la coppia corretta. In questo caso non l'ho trovata. Ecco. Già, mi ricordo che questa è la farfalla. Questo è il bisonte, visto? Perfetto, qui c'è l'aragosta e qui c'è il gallo. E poi si va a livello 2, eccetera. Poi c'è, posso uscire, poi c'è l'acquario, ad esempio, che è carino. Bisogna togliere i pesci dall'acquario e metterli nell'acquario più grande, schiacciando semplicemente con un clic del mouse. Il primo livello è semplice, vedete? E poi dal secondo diventa un pochettino più veloce. Anche bello lo sfondo. Visto? Poi, se voglio uscire, posso provare ad esempio il Pac-Man, che è quello che vi dicevo, io ho abbassato il volume perché il Pac-Man fa un bel po' di confusione. Dobbiamo mangiare le lettere dell'alfabeto che, ad esempio, plane, nell'ordine in cui è scritta, quindi prima la P, poi la L, poi la A, poi la M, poi la E, così via. Quindi io con le freccette faccio muovere il mio personaggio e vado a mangiare la P, poi la L. Nell'ordine corretto, quindi nell'ordine corretto devo trovare la strada giusta, la strada corretta per arrivare alla L prima che alla A e così via. Va bene? E allora mi auguro che vi possiate divertire e ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio a tutti e ricordatevi che andrà tutto bene. Ciao ciao!